Laboratorio numero 4. Vi devo raccontare cosa è successo. Il nodo formativo concettuale è immagine mentale dello spazio e proprietà degli oggetti geometrici. Nel laboratorio numero 4 abbiamo tentato di rispondere e abbiamo risposto alle domande che avevo lasciato come riflessione durante la presentazione dei laboratori del 6 novembre. Allora, le domande erano: il curriculum verticale mi agevola nella didattica? Come guardo al curriculum per la progettazione di classe? Cioè cosa prendo? Cosa condivido con i colleghi anche degli altri ordini scolari? Cioè le domande miravano a capire se potevo passare dalla macro alla micro progettazione. La consegna di laboratorio numero 2, durante la quale i partecipanti si sono divisi in due gruppi, un gruppo infanzia e inizio primaria, il secondo gruppo primaria e secondaria, hanno prodotto dei progetti, degli schemi comuni e hanno fatto capire ai docenti che situazioni, processi e indicatori sono fortemente collegati. Lo hanno scoperto loro, sono state delle scoperte graduali. Che cosa abbiamo fatto didatticamente? Ci siamo prima interrogati su che cosa faccio io all'infanzia e dall'altra parte che cosa mi aspetto che il bambino sappia all'inizio della primaria. Analogamente ci siamo interrogati che cosa faccio io alla primaria, al fine della primaria, e che cosa mi aspetto il bambino sappia all'inizio della secondaria. Il prodotto finale di entrambi i laboratori è stato un percorso, un compito condiviso, un compito che può essere poi sperimentato assieme. L'ultimo momento del laboratorio ha visto invece il confronto fra i lavori di gruppo, come erano stati realizzati. E l'ultimo lavoro ulteriormente ci ha fatto capire una cosa: come ha detto un insegnante, che il curriculum ci permette sia un agire in verticale che un agire in orizzontale. Un agire in verticale perché c'è una continuità se noi ci parliamo, un agire in orizzontale perché guardiamo tutti allo stesso nodo formativo concettuale. Ci siamo ritrovati su questo nodo e abbiamo capito che esso ci faceva la sua spendibilità, ci permetteva di strutturare percorsi per ogni ordine di scuola. E inoltre, alla fine, ritengo sia stato molto positivo perché degli insegnanti hanno vissuto con grande, diciamo, consapevolezza e anche come una conquista fatta il fatto di immedesimarsi nelle attività che noi chiedevamo ai nostri alunni e di capire che per comprendere cosa è successo, se il tutto ha funzionato, dobbiamo graduare le soglie della competenza per arrivare progressivamente al suo farsi. Allora, per concludere, le conquiste sono state l'individuazione dei nodi concettuali formativi ci indicano una pista di lavoro in tutti gli ambiti scolari. Dal primo lavoro di gruppo, nel quale abbiamo fatto un brainstorming al gruppo allargato, situazioni e processi sono collegati perché non riuscivamo a individuare situazioni varie, ricche, nuove,
sia scolastiche che non, senza pensare alle attività che la mente fa in queste situazioni. Ancora, nel lavoro di gruppo numero 2, siamo arrivati a comprendere che processi e indicatori sono collegati e soprattutto, per ritornare al curriculum verticale, che processi e indicatori li trovo, li sgrano e sono comuni, si ritrovano nei vari ordini scolari. Abbiamo ritrovato anche un'altra cosa, che i concetti cruciali all'interno di un nodo rimangono infanzia, sono quelli che vanno più, diciamo, coltivati da parte dell'insegnante in infanzia, primaria e anche secondaria.